forte discesa dei mercati azionari italiani, la frenata e adesso che cosa succede? Un cordiale affettuoso saluto a tutti i telespettatori di Classe NBC, in particolare un saluto ancora più caloroso a tutti gli investitori sul medio e lungo periodo. Gli strumenti, i certificati, accanto a me Christophe Grosset del desk di Unicredit, buongiorno a te Christophe. Buongiorno a voi. E accanto a lui l'economista trader e analista Stefano Bagnoli, buongiorno a te Stefano. Buongiorno a tutti. E allora iniziamo. Noi di solito il venerdì facciamo qualche ragionamento un po' a bocce ferme, no? Rispetto a quanto è accaduto durante la settimana. Stefano, ci interessa capire che cosa e qual è l'evoluzione del mercato sul lungo periodo, tenendo presente che tu non molto tempo fa avevi centrato anche una previsione rialzista qui da noi di lungo periodo, quando non era facile, quando tutto andava male. Poi c'è stato questo forte ritracciamento che ha impressionato. Solo 2 settimane abbiamo bruciato il guadagno in un anno. A questo punto la tua view è cambiata oppure no? No, la mia view rimane rialzista per il 2012. Chiaramente io ho un valore del QV di 46 punti da Che è 0 a l'indicatore che 100, che è segui? l'indicatore che ho costruito e che guardo per le mie analisi, che può servire sia per il brevissimo termine che per il breve, ma anche come indicatore economico-finanziario per il lungo termine. Quindi ho 46 punti per il sistema Stati Uniti e ho 41 punti per il sistema Eurozona. Tutti e due i dati sono in miglioramento, anche se ovviamente se guardiamo le ultime 2 settimane c'è stata una flessione che però sta già rientrando. Io ritengo che la fortissima correzione che c'è stata, che ci ha mangiato tutto il guadagno del 2012, sia finita o sia addirittura d'arrivo. I motivi che l'hanno originata sono tanti, sono la revisione delle stime di utile che è stata fatta dalle società di analisi sugli utili americani e sugli utili di Eurozona, cioè, gli indicatori di fiducia a partire da quello della Cina, poi storia controversa perché il governo cinese aveva dato un indicatore positivo e invece una banca inglese aveva dato un indicatore negativo ed è quella che ha mosso il mercato. E poi ovviamente il problema del debito sovrano in Spagna, prima di tutto, e adesso anche il problema italiano. Però io credo che siano dinamiche di rischio, le ultime che ho detto, quindi il debito sovrano in Eurozona, che tendono verso la soluzione. Quindi il rischio, il mercato si muove per due motivi, la crescita e il rischio. Quindi la dinamica degli utili o del prodotto interno lordo degli stati o dei paesi e il rischio. Consideriamo che la prima parte sta a numeratore nelle frazioni che calcolano il fair value di un titolo azionario, la seconda, no, gli utili vengono portati a oggi, cioè attualizzati a un tasso corretto per il rischio, quindi il rischio sta sotto. Il rialzo di questi primi mesi era dovuto non tanto alla crescita che era aumentata, soprattutto in Eurozona, quanto al rischio che era diminuito, quindi alla percezione del rischio in Eurozona che era diminuita, grazie soprattutto agli sforzi del governo italiano. Io credo che questa dinamica continuerà. C'è stata una correzione, il mercato era salito violentemente, forse aveva anche sovraperformato rispetto alle reali dinamiche economiche. C'è stata una correzione violenta, ma io credo che da qui a fine anno torniamo a essere positivi, assolutamente. Europa meno degli Stati Uniti, però la direzione credo che sia proprio quella lì. Ecco, Stefano, però intanto prepariamoci anche una via di fuga, no? Quale può essere, che ne so, darci un riferimento anche grafico in modo che possiamo seguire tutti, perché non tutti hanno a disposizione il tuo QV, chiaramente magari ci aggiornerai anche attraverso i teleschermi, però darci una via di fuga. Beh, Invece certamente. con Christophe Grosset, prima però di esaminare uno stop loss così teorico, Christophe, questa era stata una settimana importante. Andiamo sul sito, a questo punto ci compriamo un certificato a prezzi stracciati? Beh, sicuramente lo ricordiamo, la maggior parte dei certificati di investimento includono una protezione che può essere o totale, come nel caso dell'equity protection, o condizionata. L'elemento positivo è che tra tutti i certificati che c'erano sul mercato, pochi hanno raggiunto le condizioni in cui si rimetteva in questione la protezione. Lo ricordo che nella maggior parte dei casi, quando si parla di protezione condizionata, si parla di un livello che si viene oltrepassato al ribasso, salta la protezione sul capitale. Dunque, chi ha investito 100, 1000 euro nel suo certificato non avrebbe più questa guarantia assicurata a scadenza.
Fortunatamente nel nostro caso l'ultima settimana non è stato direi penalizzante, perché la maggior parte dei barriere degli strumenti sono stati fissati su livelli di mercati molto inferiori, dunque che erano del 30 o 40% dei livelli di mercati dell'ultimo trimestre dell'anno scorso o dei primi mesi di quest'anno, dunque vale a dire che anche in fase di ribasso non c'è stato il raggiungimento della barriera, dunque abbiamo già questa prima sicurezza che chi aveva investito non ha avuto il dispiacere di vedere la sua protezione sul capitale saltare. Sull'effetto sui prezzi, sicuramente strumenti che avevano già iniziato a apprezzarsi, penso in particolare a certi bonus che stavano già correndo verso livelli vicino ai loro livello di bonus, sono sicuramente ritornati molto interessanti, si sono riallineati al mercato, dunque abbiamo in particolare degli strumenti che valevano ancora settimana scorsa sui 116-120 euro, che sono ritornati più o meno intorno alla pari, dunque opportunità di rientrare sul mercato avendo ancora dei materassi di ribasso che valgono dal 20 al 30% con delle possibilità di guadagno rinnovato. Dunque, chi ha investito ha avuto la sicurezza di essere protetto, dunque di non essere penalizzato, chi vuole entrare adesso lo può fare con ancora lasciandosi il margine di vedere il mercato scendere. Se non scendesse oltre il 30% siamo assicurati di ricevere comunque a scadenza i livelli di rendimento previsti. Ecco, allora, adesso in compra pubblicità, ci fermiamo un attimo, ritorniamo con lo stop loss di Stefano Bagnoli su questa ottica e questo view rialzista, le statistiche del mercato e poi i prezzi dei certificati. Andiamo a vedere che cosa ci si può guadagnare in termini di rendimento dopo questa forte discesa. A dopo la pubblicità.